Gli intellettuali hanno rotto le palle, ma questi intellettuali che sono brutti, che sono cattivi, che puzzano, gli intellettuali puzzano. Il punto di vista di questa settimana è dedicato appunto a questa figura misteriosa e anche un po' lugubre che sono gli intellettuali. Sono davvero lugubri, fanno davvero paura. Chi sono gli intellettuali? Come dire, l'ispirazione per questo punto di vista mi è venuta leggendo Idee e Lifestyle di cui vi parlavo nello scorso cosa cosa cosa, soprattutto lo speciale al centro del numero che stavo leggendo, che è il vecchio numero dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia, e che è l'ennesimo affronto, l'ennesimo assalto agli intellettuali, come se fossero appunto, no, una classe dominante in Italia, l'ennesimo affronto da parte tra l'altro degli intellettuali stessi, o presunti tali. Innanzitutto, chi sono gli intellettuali? Perché adesso intellettuale è più o meno un insulto, no? Stai facendo l'intellettuale. No, gli intellettuali sono coloro che usano l'intelletto, cioè quelli che usano le mani per lavorare, quelli che usano, come dire, il cervello, cioè la parte razionale, quindi magari che fanno i conti, che costruiscono, che disegnano, e poi ci sono quelli che usano l'intelletto, gli scrittori, i giornalisti, cioè coloro il cui, come dire, strumento di lavoro è l'intelligenza. Perché dovrebbe fare paura una cosa del genere? Anzi, fino a 40 anni fa, l'intellettuale era qualcuno che cercava di far progredire la società. Ora, gli intellettuali si sono certamente evoluti, in questo video proverò a dimostrarvelo. Però, in realtà, si è cominciato a creare una paura dell'intellettuale, una diffidenza verso colui che scrive, colui che riflette, colui che prova a usare il cervello, Dio sia mai che si usa il cervello in Italia. Questo speciale è composto da tutta una serie di parti che, come dire, raccolgono tutti i luoghi comuni che da 30 anni e passa, diciamo da fine anni 70 e inizio anni 80, si sono cominciati a raccontare sugli intellettuali. Qualcuno ci ha creduto e adesso gli intellettuali sono dei paria, a meno che non facciano il gioco, come dire, di coloro che gli insultano. Ma insomma, ci arriviamo per passi. Come dire, il titolo di questo speciale è Lo strano caso del cinema italiano, partendo da Venezia, dalla Mostra del Cinema di Venezia, e poi arrivando però a parlare un po' tutto di il grande problema del cinema italiano, perché il cinema italiano fa schifo non perché ci stanno Ruffini e i cinepanettoni, ma perché ci stanno dei film intelligenti, ci stanno i film fatti dagli intellettuali. È un grave problema che qualcuno di intelligente faccia dei film e che poi ha la pretesa di farlo vedere al pubblico. A me questa cosa mi sembra scandalosa, o perlomeno alla gente che scrive su questa rivista pare scandalosa. Si comincia facendo la grande distinzione cinema d'autore, come entità separata. Il cinema d'autore è un alieno, non so film, è cinema d'autore. Che paura, anche qui, quasi come gli intellettuali, forse pure un po' di più. E il pubblico, in questo articolo, Malcolm Pagani, che pure è una persona piuttosto intelligente, un critico, uno scrittore piuttosto affidabile quando parla di cinema, scrive la solita cosa, per cui il cinema è nato con le torte in faccia, la gente vuole da ride, bisogna far ride. Se tu fai un film dove non si ride, sei uno snob. Va bene, ok. E tra l'altro, in tutta questa riflessione, si dice appunto il cinema è nato con le torte in faccia, bisogna fare film per il pubblico, per la gente, con 2G possibilmente. Bisogna appunto fare film spettacolari, che se no la gente non me li capiscono. No, la gente è stupida. Poi il fatto che siamo noi ad averla resa stupida, cioè noi che ci occupiamo di scrivere, di comunicare, di parlare, che abbiamo contribuito a renderla stupida insieme alla televisione, questo passa in secondo piano. Quindi la gente vuole ridere, bisogna dare le torte in faccia, le pernacchie, le scorregge. Se si ride non fa mai male a nessuno. Ridere fa bene, a prescindere. Ve lo dice uno che è del tutto anti-snobista, visto che ho fatto un video su Checco Zalone, che vi metto qui. Insomma, e sapete cosa ne penso anche dell'uso del comico e della commedia per parlare di società? Qui c'è così, en passant. Sostanzialmente, i critici, insomma, gli intellettuali che amano i film un po' più difficili, un po' più raffinati, sono snob e subiscono il ricatto degli intellettuali, che sono appunto una losca setta minacciosa che ci distruggerà tutti. Sempre
Si va avanti. C'è un altro articolo che ci spiega anche il perché questi intellettuali fanno paura e perché il cinema italiano, diciamo, di qualità o d'autore sia il male sceso in terra. E ce lo spiega Andrea Minuz. Guarda caso, un altro che di cinema ne saprebbe a pacchi, ma poi ovviamente su una rivista in cui i borghesi si scialano parlando di popolo, e questa la... come il fertile paradosso di questa rivista, Andrea Minuz ci dice che i film italiani di qualità, che di solito sono quelli, secondo lui, finanziati dal MIBAC, parentesi, il MIBAC ormai finanzia tipo tutto, finanzia anche i film con Belen Rodriguez, chiusa parentesi, sono il male perché? Perché vogliono educare, vogliono insegnare, perché? Perché parlano di cose, di mondi che alla gente non interessano. Okay, alla gente con 2G. Ok. Bene, e tra l'altro fa una cosa molto interessante. Adesso non mi ricordo qual era l'articolo, ma c'è un. Credo sia proprio questo. Insomma, uno degli articoli, forse quello di Vitiello potrebbe essere. Sì, Le guerre culturali di Guido Vitiello. Tra l'altro fa anche un'interessante riflessione su questo discorso dell'educazione. Allora, prima Minuz ci dice che il cinema italiano di qualità d'autore è brutto perché vuole insegnare, vuole dare qualcosa, vuole comunicare, vuole trasmettere. E quindi si ritorna al fatto che la gente ci piace da ridere e la gente deve ridere. Se a un certo punto c'era la canzone di Dario Fo con Enzo Iannacci, no? Il nostro piangere fa il male al re. Ecco, se non si ride, attenzione perché c'è qualcosa di marcio in Danimarca, anche in Italia, evidentemente. Si prosegue quindi con questo bello speciale in cui Guido Vitiello, altro saggista che sarebbe bravo, ma abbiamo capito che qui la gente è brava a scrivere minchiate e non va bene, ma tutto a posto, siamo in Italia. Qui in questa la guerra culturale del cinema italiano si ribadisce il fatto che ancora con questi film impegnati, ancora a pensare, basta pensare, e fa però, insomma, ci infila il fatto che è bravo in mezzo, che è intelligente in mezzo. Perché dice, insomma, riflette sulla costruzione della TV privata. Il fatto quando fine anni 70 e inizio anni 80 si è costruita la TV privata, si è cominciato l'impero dei Berlusconi, parentesi, non viene mai nominato Silvio Berlusconi, come causa in parte dell'istupidimento del pubblico, non viene mai nominato, farà paura. Come gli intellettuali, forse un po' di più, ma non lo so. Si dice che appunto come dire, la paura degli intellettuali, dell'intelletto, è stata creata dal modello politico-ideologico della TV privata. Ossia, se la TV pubblica e quindi anche, come dire, le correnti politiche cinematografiche di quegli anni cercavano di migliorare il popolo italiano, qui no, la TV privata, il merito, io lo metterei tra virgolette, qui no, di dire al pubblico: ma tu sei bello così, tu sei intelligente così, anche se non lo sei, ma vai bene, perché devi cercare di volere di più? Perché migliorare? Perché elevarti? Sei bello così, accontentati dei nostri curi, dei nostri lutti, delle nostre scorregge, fallo per il tuo bene, perché se no, se voli troppo in alto, poi ti bruci, Non fare questo grave affronto a ciò che sei alla fine. Sei un idiota, resta idiota, perché idiota è bello. Lui lo dice, però in realtà lo camuffa da, come dire, da l'ennesima riflessione su quanto è bella la commedia, perché la commedia ha fatto molto più, è stata molto più utile. Cioè, sono d'accordo che la commedia sia stata fondamentale per la crescita e per l'analisi politica degli italiani su se stessi. Qui però dice che in realtà quando ridi, vabbè, insomma, le solite stronzate per cui se ridi sei più predisposto a pensare, vabbè, ok, insomma. Il cuore di tutto è che a un certo punto dice: evviva Fantozzi che ha capito tutto, perché è passato dalla paura dell'intellettuale e del cinema d'autore. Fantozzi, io gli voglio un bene dell'anima, ma ha portato, come dire, la conseguenza è che tutti pensano che La corazzata Potëmkin sia una cacata pazzesca, quando è un film meraviglioso, che duri 18 ore e dura neanche un'ora, e cita tutta una serie di film. È chiaro che poi lì per Paolo Villaggio
quelli sono un simbolo, ma siccome la gente gli piace di ridere e ci viene raccontato che quando si ride si pensa meglio, ecco, la gente ridendo pensava che Diesile durasse 14 bobine, ecco no, e pensava che tutta una serie di capolavori che vengono irrisi in quei film siano orrendi, siano lunghissimi, quando invece quei film neanche li conoscono, quindi mentre rideva la gente non ci ha capito un cazzo. Ok, e la colpa se la gente però non ha capito un cazzo è nostra. Chiude questo mirabolante speciale con l'intellettuale moderno per eccellenza, Guglia Soncini, che arriva al punto centrale di tutta la discussione. Vanzinismo, biografia della nazione. Arriva in ritardo di 10 anni la Soncini, però arriva, a un certo punto pure lei, che è intelligentissima, poi a un certo punto arriva. E dice: oh, basta con tutti questi film politici impegnati. I Vanzina hanno capito tutto. I Vanzina ci hanno raccontato l'Italia molto meglio. E questo è il radical chic. Quando questi pseudo intellettuali, come dire, fautori del popolo, si riempiono la bocca di parole come radical chic, non sanno che questo è il radical chic, cioè prendere una cosa radicale, ossia una cosa estrema, in questo caso nel suo essere popolare, il cinepanettone, il cinema di Manzina, Totò, per risalire alla parte nobile di questa tradizione, e dargli una patina chic. Totò non faceva ridere, Totò ci faceva riflettere su chi siamo. I Vanzina non facevano commedia alla cazzo di cane, facevano degli acuti trattati di sociologia. E così via il cinepanettone, che c'è gente che lo studia non come fenomeno industriale, che è l'unico motivo per cui ha senso studiare il cinepanettone, no, come raffinatissima indagine sociologica. Ora, la Soncini mi sembrava giusto chiudere, perché è, insomma, il cuore del nuovo intellettuale, cripto intellettuale, che è intellettuale suo malgrado. Allora, se questa paura degli intellettuali, questa paura di coloro che cercano di educare, perché è una parola brutta? Educare io che ho delle competenze e cerco di trasmetterle a te. Io che ho, come dire, delle sensibilità diverse e cerco di trasmettere, cerco di condividere. Questo è educare. Educare non è metterti dietro la lavagna, educare non è fucilarti se non fai i compiti a casa. Educare è una cosa bellissima che dall'avvento della televisione pubblica e non è privata, e non è solo colpa di Berlusconi e soci, ma è colpa di tutto un sistema che ha cercato di, come dire, sempre più populizzarsi, cioè passare dal populismo all'amore per il popolo, che sono due cose completamente diverse. Questa paura degli intellettuali ha contagiato ovviamente anche gli intellettuali stessi. Quindi, se tu non sei, la pensi differentemente dal popolo, dalla gente, se tu non sei all'altezza di tutti, se tu perché lo vuoi, perché lo cerchi, perché cerchi di elevarti un po', sei uno snob. Questa parola anche che evoca terrore, snob, snobismo. Peraltro, a casa mia è più snob pensare che tutto il resto, le cose comunemente intese come belle siano brutte e invece accettare il viceversa, per me anche quello è snobismo, tipo Marco Giusti, ma questo è un altro discorso. Questa paura dell'intellettuale si è, come dire, concretizzata, si è macerata ed è diventata assolutamente fondante nella cultura degli ultimi 30 anni, tant'è che gli intellettuali cominciano ad avere paura di loro stessi e del fatto che c'è gente come Guglia Soncini che vive scrivendo. E questa è una cosa orribile, perché adesso bisogna solo vivere, boh, facendo i muratori, non si può vivere se usi il computer, la penna o il cervello. Per vivere bisogna fare dei lavori sporchi. Se non fai questo lavoro sporco, hai il senso di colpa. Prima c'era il senso di colpa borghese, che questo giornale evidentemente rigetta, adesso c'è il senso di colpa intellettuale, per cui si deve in qualche modo esorcizzare la paura. Quindi, piuttosto che riflettere, piuttosto che cercare di elevare non solo il proprio portafoglio, ma anche la mente, meglio rutti e chiappe. O perlomeno meglio far credere al lettore, allo spettatore, che sia meglio rutti e chiappe. Non si può, per esorcizzare questa paura degli intellettuali, di cui anche questi quattro esimi intellettuali sono stati colpiti, cavalchiamo la tigre. Non facciamo, per citare Comencini. Comencini è uno, tra l'altro, dei Deus ex machina. Secondo me, se Comencini avesse letto queste robe, gli avrebbe sputato a tutti uno a uno. Ma vabbè, lasciamo perdere.
che Comencini era un vero intellettuale, non aveva paura di essere intellettuale come questi tizi. Scavalcano la Tigre, quindi il prototipo del nuovo intellettuale è proprio Guiasoncini, per cui scrivo un po' a malincuore sulle riviste perché il suo tempio è Twitter, il suo tempio è Internet, dove può avere una certa distanza, ma non troppa, e può, no, Guiasoncini come simbolo di tutto un gruppo di pseudo-intellettuali che pensano che il nuovo intellettualismo sia far finta di essere popolari, cioè usare il disprezzo, la battutaccia, l'ironia su tutto, il cinismo. Qui si è passati, come dire, dalla dittatura della risata, per cui tutto deve essere riso, risata, famosa una risata, citando la Sorolella, e invece al, come dire, alla cultura del disprezzo, che anche questo qua scatena la risata, ed è molto facile, alla cultura che è imperversa su Twitter, per cui chiunque è un po' un metra pensée dei nostri tempi, che è un minimo influencer, non può andare in giro sui social network a dire cose belle o a mostrare sentimenti, mostrare pulsioni vitali, deve disprezzare. Deve insultare, deve ricoprire tutto di una puzza sotto il naso perenne. E questo speciale ne è la prova. Fatto su carta e non fatto sui social media, ma ne è la prova. Allora io mi chiedo, signori neo-intellettuali, io mi ritengo fierissimo di essere un intellettuale, di campare per quanto posso con il cervello e di avere la pretesa, toh, di educare chi mi ascolta. Pensa un po'. Io so delle cose, io vedo delle cose, io ho una, credo, sensibilità per delle cose e mi piace condividerla. E mi piace anche spiegare il perché quello che io provo può essere provato da tutti, anziché invece metterlo sotto il cassetto. Mi chiedo a questi signori neo-intellettuali perché non abbandonano i loro circoli, perché il Sole 24 Ore, che voi ne pensiate, è un circoletto borghese. Perché non abbandonano questi loro circoli o i loro gruppetti di influenza su Twitter e sui social network e vanno dalle persone, parlano con le persone, ma magari usano il video, eh? Non è che devi andare per forza con la gente perché la gente puzza, la gente è sporca. Allora, invece di farti toccare dalle persone, fate un bel video, però un video in cui non fate le battutacce, in cui dite, parlate, comunicate con le persone, non volete educare. Perfetto, nessuno vi starà a sentire. Però almeno dimostrate voi neo-intellettuali o tutti quelli che disprezzano l'intellettualità dall'alto del loro intelletto, perché non parlate alle persone, non dite quello che vi piace, non siate comunicativi e non distruttivi, perché tanto comunque qui o su Twitter vi leggete tra di voi, a nessuno di quello che dite, se lo dite in quel modo cinico, frega qualcosa. Se qualcuno deve starvi a sentire e non è già convertito al vostro credo, tra voi che disprezzate tutto e gli oggetti del vostro disprezzo, è più probabile che scelgano gli oggetti del vostro disprezzo.